All-Star Game 2018, nuovo torneo internazionale. È tempo di iniziare. Domani sera ci sarà tutto un altro clima. Entra la squadra gialla. Coach Jurgas e Bosco, il coach della squadra gialla. Anche la squadra in maglio blu è entrata. Ci sarà ovviamente inno. Saluto mischiato, per dire così. Il 5 Paparello per la squadra ospite. La chiamiamo ospite con la squadra blu. Ripetiamo allora, col 4 Polidori, col 5 Burakiewicz, 6 Varga, 7 Bifolco, 8 Kalinauskas, 10 Dodaro, 11 Rudinus, 12 Valghe, 13 Mittman, 14 Divia, 15 Gnadus Vicius e 9 Valente per la squadra in maglia gialla. La squadra in maglia blu, col numero 4 Kuzic, col 5 Varello, 6 Trupino, 7 Alde, 8 Rinaldi, 9 Zignac, 10 Curiso, 11 Vaizunas, 12 Butrimas, 14 Di Biase e 15 Papa per la squadra blu. Allora, in campo per iniziare i quintetti c'è Dodaro col numero 10, Didia col numero 14, con il numero 12 Valghe, poi c'è Varga con il numero 6 e il numero 15 Nerus Vicius. Dall'altra parte c'è il 12 Butrimas, c'è Paparello, Papa col numero 6 Trupino e ci manca un giocatore in maglia blu. I 10 minuti che iniziano in questo momento, si tratta del numero 7 Alde. Dei due team, potremmo dire così. Didia prova ad attaccare per la squadra in maglia gialla, il ferro non la fare, sotto si prende il pallone numero 6 Trupino, palla fuori, Papa per Paparello, Trupino giro palla della squadra blu, Alde ancora, Papa cerca la tripla dentro il pallone per lui, subito 3 punti per i Blues. Didia playmaker, potremmo dire così, quest'oggi. Valghe, Nerus Vicius, parte Papa, pallone lungo per lui, ne esce un gancio e termina fuori. Messa che sarà da giocare per la squadra in maglia gialla, ancora ferma a 0 punti però.
Todaro per Valge Varga di Dia. I due si conoscono, hanno giocato insieme la sera poco. Nelvisius dentro i due punti. Barello in avanti, Valge poggia, nulla a fare. Nelvisius resta tutti all'imbalzo. Todaro sotto per Valge, bello il passaggio. Assist ottimo a Paparello, giocatore del basket Titri. Sostituisce Polica di center del Metaformia. Bello questo terzo tempo, spara dentro Butimas il pallone, sente in cielo, terzo tempo e ha sparato dentro. Todaro per Nelvisius, terzo tempo anche per lui, dentro 6-5. Paparello cerca la tripla, il ferro poi là sotto da Butimas e Nelvisius, alla meglio il numero 15, la squadra in maglia gialla. Sicuramente è diventato Varga, bello questo passaggio all'indietro, no? 8-5. Valge in avanti per Butimas, terzo tempo per lui. Ah, qui sbaglia Murato, poi Trupino lancia in avanti per Varga, stop il pallone, preferisce giocarla per Didia, non si intendono i due, allora riparte Papa. Può ripartire Paparello, dentro il pallone per lui, 7-8. Nelvisius che schiaccia dentro, 10-7. Ovviamente si vedranno giocate come queste stasera, perché i giocatori non hanno alcun limite di punteggio di squadra. Tanto Butimas ha sbagliato un canestro a porta vuota. Varga, passaggio non arriva a Valge, e qui Alde, bello ancora per lui il canestro, 19. Todaro perde il pallone, Alde tre anni in 5 praticamente. Intanto Butimas mette dentro il sorpasso, 10-11. Di Dia per Todaro, verticale per Nelvisius, e qui sbaglia Nelvisius, lo spara su Valge, nulla da fare. La Papa è qui, terzo tempo, appoggia dentro, difese molto allegri, potremmo dire così. Nelvisius è qui, schiaccia ancora dentro. Alde, sottolinea alle up, dentro il pallone del Trupino. Arrivano i campi, la squadra gialla, entrano in 5. Danno in 5 per i gialli, vanno fuori per le... fuori tutti, dentro gli ultimi. Mancano solo Polidori e Valente. Allora si riparte con Rudrus, Burakiewicz, Littmann. Era molto tecnico di Kalisnauskas e Di Folco. Dentro questi tre punti per Mittman. Trupiano, no Trupino. Signor Butimas si riparte per la squadra con Mittman, cerca la tripla. Ferro, Trupiano dall'altra parte per Papa, il gancio bello qui, stupendo questo canestro. Mittman osserva il piazzamento dei compagni, poi cerca la tripla, nulla da fare. Stanno divertendo i giocatori in campo. Tiro di Rinaldi, Ferro, poi Papa corregge lui. Di questo passo finiremo a 130, a 129 probabilmente. Kalinauskas sale, mette dentro.
19-21. Rinaldi per Butimas, pronto il cambio per la squadra in maglia blu. Trupiano che Butimas sale in cielo, mette dentro Burakiewicz. Ci dà il tiro da lunga distanza, come va a fare Papa? Lancio rugbistico, Butimas qui non può volare oltre, palla fuori. Mittman, tanto va fuori proprio il numero 12. Per il numero 11 vai Zunas. Goodness. Kalinauskas non va. Rinaldi, l'imbalzo è suo. Burakiewicz fuori per Bifolco. Va il tiro di Bifolco, palla fuori. Il coach della Lituania si diverte a tirare, per loro è scarico stasera. Papa per il numero 7 Alde. E Zunas, ancora Alde dentro il pallone. 19-26, subito in verticale Mittman. Va il pallone Papa, si prende l'imbalzo, porta lui palla. E qui pochissimi fischi, verranno quattro cambi nella squadra in maglia blu. Il pallone che non entra, Papa prende lui il pallone, la ripartenza è per Alde. Rinaldi saluta Kalinauskas, riesce a gestire il pallone. Papa, passaggio di qua per Trupiano, il tiro di Trupiano. Papa, bello il suo recupero di rimbalzo, lascia dire per Trupiano sotto per Alde, poggia dentro la squadra in maglia blu. 19-28. Burakiewicz, Mittman, passaggio per Kalinauskas. Bello vedere Kalinauskas in campo, intanto a Bifolco mette dentro per i gialli. Cioè, bello vedere Kalinauskas, giocatore che ha giocato l'Eurolega, presente, rispondere presente in una gara del genere, che se domani c'è una finale per lui. Papa taglia il campo per Trupiano, cerca la tripla Trupiano dentro. Burakiewicz, Mittman, poi Kalinauskas. Kalinauskas lascia compagno di squadra, poi giro palla per Bifolco, da casa Bifolco, ferro non la fare. Papa sotto, non riesce a sorbire Trupiano. Mittman, bello questo scambio, nulla da fare, non riescono a completare il quadro. E poi qui vai Zunas, prova a schiacciare, schiaccia fuori praticamente. Rani il cambio dopo questo tiro. No, Kalinauskas si vende il pallone, i giocatori di maglia blu stavano già da qualche altra parte. Un minuto da giocare. È cambiata tutta la squadra blu, adesso c'è Curiso rimasto in campo solo by Zunas. C'è il numero 14 di Biase, adesso in possesso di palla, prova a appoggiare dentro, non la fare. Lancio in avanti Kalinauskas, sale, schiaccia dentro. 25-31, 40 secondi. Curiso c'è fallo per lui, due punti più fallo.
nulla da fare. Kalinauskas per Burakiewicz, c'è Mittman sulla sinistra, preferisce giocarla per Kalinauskas verso Mittman, lancio fuori per Bifolco, ancora a tornare su Mittman. La squadra molto tecnica, bassa ma molto tecnica, quella in maglia gialla in questo frangente. Adesso il possesso di palla di Kucic. Kucic, altro ottimo elemento, non va il pallone, termina il primo quarto 25-33, chiude qui il primo quarto, ma probabilmente si tornerà immediatamente in campo per la seconda, il secondo tempo, il secondo quarto potremmo dire così, dello Star Game. Devo vedere come i giocatori stiano giocando liberi da qualsiasi vincolo mentale. Il punteggio ne risente in meglio. Già in campo le maglie gialle, tornano in campo Dodoro, Varghe, Varga, Valente e ovviamente Polidori. Altra parte Di Biase, numero 9 Zignac, con 11 Vaizunas. Parte Di Biase, che si insacca con questa tripla, lancio in avanti regbistico praticamente, sotto per Valente, conquista un ottimo pallone, poi lo strappa via Curiso. Curiso lascia sul posto, poi sale e schiaccia Vaizunas. Buon il passaggio tra i due. Dall'altra parte Valghe, Polidori sul rimbalzo per Valghe, non va, non riesce a insaccare. Poi ripartiva la squadra in maglia blu, Vaizunas stavolta mette dentro 40 per i blu, a 25 Valghe per Dodaro, dentro la tripla per lui, il giocatore della Partenope Napoli. Di Biase, ma il tiro non c'è la risposta. Alex Barca porta lui il pallone da playmaker sul secondo Dodaro, poi Valente, ancora Varga per Dodaro, cerca la tripla, riesce a insaccare questa volta, poi ancora per Varga il pallone dentro i due punti per i gialli. 30-40, 10 punti di distacco tra le due formazioni. Sotto la sfera per Vaizunas, poi scarica fuori, va il numero 9 Zimniak, ferro, poi ancora Vaizunas, rimbalza il suo, sale, appoggia dentro, comodo. Come per Dodaro, a questo punto è da casa, poteva tirare, palla fuori. E qui i compagni lo dirigono, ci sta anche questo, un torneo del genere. Riso, bello il passaggio in avanti, vai Zunas, preferisce far girare palla. Bello il tiro, 3 punti del Curiso. Varga, attenzione agli up, gira Valghe, non lo va a fare. Valente per poco non riprendeva il pallone. Il terzo tempo, schiaccia dentro il 9 Zignac. 30-47 più 17 per le maglie blu. 7-10 da giocare. No, però ancora a cercare più da tre, non arriva per un secondo forse Valente. Stava per correggere dentro, un ottimo pallone,
questo pallone. Parte Dollaro, Varga da casa sul ferro, non va, poi Varga corregge dentro. 2-50 Lucic, dentro il pallone per lui, però Varga ben valente la liappa, dentro il pallone per lui. 34-52 Riso per Kucic, il tiro ferro, Varga più del corridoio sotto le valghe, si gira, appoggia dentro. 36-50 36-52 Di Biase contro Dollaro, ma il tiro di Di Biase, ferro. Dollaro prende l'imbalzo, poi lancia le cubiste del Valghe, va a saltare, mette dentro. 38-52 ancora Di Biase, mentre sono pronti di nuovo i 5 cambi. Tiro bello questo, ma non va. Dollaro abbracciava Izunas, ovviamente lasciano andare dentro il valente. 40-52 fuori le due squadre, dentro le altre due. 5-14 Papa per Trupiano, tiro a lunga distanza, il ferro da parte del numero 7 Blu Alde. Adesso Reisnauskas per Didia, arriva al piede, palla al lato, potrà giocarla Bifolco. Narsvisius, bello questo pallone, lo mette dentro. Allora qui ci giocano anche gli altri a divertirsi, non entra il pallone. Di Folco, Mittman, Di Biase, Di Dia sotto, Dodo non riesce, anzi Kalisnauskas non riesce ad arrivare più in alto di tutti, a correggere dentro. Papa non va il suo tiro da lunga distanza. Di Dia dentro, 44 punti. Trupiano dentro per lui il pallone. Papa è qui, mette fuori Butimas, mentre Kalisnauskas dall'altra parte non perdona. Già dall'altra parte Paparello, tiro lunghissimo a fare, non riesce a inzaccare Narsvisius. Narsvisius 49-54 in questo secondo quarto. Parte Alde, il tentativo degli up, Butimas, si sta mangiando di tutto. Butimas, salto a Bifolco, mette dentro. Butimas schiaccia dentro. Di Dia riesce a insaccare Kalisnauskas. Butimas praticamente è lì sul filo del fuorigioco, rovescia e mette dentro. Bello questo canestro, tutto spettacolo. E anche la squadra di maglia gialla è saltata in aria. E qui dall'altra parte risponde presente Narsvisius,
adesso si arrabbiano ovviamente. Mette dentro si stanno divertendo i giocatori senza marcature, ovviamente ci si diverte. Nerosvisius Kalinauskas sale in cielo, appoggia con Nerosvisius. Io sono compagno di squadra nella Lituania. Va Papa è qui, chiede troppo alle proprie doti da Fulambo. Nerosvisius che schiaccia dentro di potenza. Pallone per Papa. Sotto il Putinas, non doveva fare quella Papa. Cercherà la tripla. Va a fare, avanza, mette dentro. Allora dentro Mittman corregge e mette a canestro. Putrimas, altro spettacolo per lui. Nerosvisius doveva fare, non entra il suo pallone. 61 a 62 Di Folco mette dentro anche lui il pallone, sorpasso dei gialli. Trupiano per Alde, tutto solo, prende la mattonella, va al tiro, dentro i tre punti. Qui il pallone troppo lungo, non può arrivarci Kalinauskas. 15 secondi per chiudere questo quarto. Paparello, giocatori che passeggiano in campo. Papa da casa anche lui, mette dentro. Nerosvisius mette dentro. 66 per la squadra gialla contro il 68 della squadra blu. A risentirci fra poco per il secondo tempo. Inizia il terzo tempo, praticamente stanno giocando senza fermarsi le due squadre. All Star Game 2018, il Memorial Stavato, pallone che non entra in questo tiro da parte del numero 4 a Pucic. Pallone che non entra, 68 pari al momento. Pallone dentro, vado a buttare anche il
Pallone che entra 68-70, entrano 71-70. Palla messa fuori, messa che sarà per la squadra in maglia blu, tiro che non entra, parte Burakiewicz, passaggio look per Valente, non va, lancio in avanti, vai Zunas, dimostra di saperselo fare anche lui, mette dentro, non lo va a fare, pallone che non entra in questo caso, si parte la squadra in maglia blu, Rinaldi cerca la tripla, non va il pallone per lui, poi Vargas prende il pallone, palla lunga e qui Valente sbaglia clamorosamente, non va il pallone per Burakiewicz. Va il tiro di Vezunas, riparte Varga, passaggio, non trova compagno della Varga, pallone per Vezunas, dentro il pallone, parte Burakiewicz, Varga, difese allegrissime, potremmo dire così. Pallone che non entra per Valente. Vai Zunas. Tiro a tre punti che non entra. Burakiewicz. 71-74. Palla fuori, sarà Valente a giocarla, anzi no, tutto regolare, Varga, ancora un passaggio per il numero 11 di Rudnes, Rinaldi sradica il pallone, il passaggio per l'alley-up di Vezunas, bello il passaggio da Kucic e Vezunas, Burakiewicz. 71-76, stanno riprendendo il largo, tanto Valente mette dentro, 73-76, stanno riprendendo il largo i Blues, Rinaldi, Mezzunas non va, pallone, palla fuori, palla già dall'altra parte per Kucic, nulla da fare, rimbalzo ancora buono Kucic, in qualche modo le squadre stanno veramente facendo miracoli, si stanno divertendo, Kucic lo mette dentro per i Blues, 79-73. Parte la squadra in maglia blu mentre sono pronti 5 cambi. Il timbro di Turiso non va a fare. Rinaldi finta su Varga. Va a penetrare, non va a fare. Non entra il suo pallone. Valente per Valghe. Salta e schiaccia anche lui. 5 rondi rondi. 77-79. Schiaccia anche Zimiak di Dia,
Kalinauskas per Didia, mentre il suo pallone Polidori riesce a insaccare. Qui Dodoro anticipa diretto avversario e dentro la sfera. 79-81, ciro palla Kucic, manda vuoto Mittman. Bella l'entrata del numero 9 Zimiak che corregge dentro per i Blues. Kalinauskas, bello il passaggio verso Mittman, ma la sfera va fuori. Tutta la squadra blu fuori. Cambio allora Mittman. Con tutta la calma di questo mondo, Ferro, non entra il pallone per lui. Papa gancia a cercare Paparello, al tiro Paparello non la fare. Allora Mittman, passaggio a cercare Kalinauskas, bello per lui Didia, poi arriva Mittman in tre per metterla dentro. Alla fine c'è i due punti. Tira ancora da casa, non va a fare Papa, però fuori il Butrimas. Sale e schiaccia dentro. Quanto sono balzato il canestro. Bellissima la scelta di Butrimas, che praticamente sta dando spettacolo. Papa va già dentro. Time out di Stravato. Tutti in panca. E allora vanno ad ascoltare anche qualcuno in maglia gialla. C'era anche Kucic che era andato a sentire. Mi hanno vietato di andare a sentire cosa stavano facendo. Volevo sapere anche le tattiche del corso della Bologna con basket. A questo momento per i gol nel corso della storia, ovviamente la strada delle tattiche provano a rispondere sul campo. Si torna a giocare. Avevamo fermato neanche il tempo, 3-0-3. Stasera è champagne praticamente. Kalinauskas, pallone per lui. Mittman dentro. 85-87, Papa. Passaggio. Salve. Parte Dodoro, passi. Avanti la Cucci. Passi per Kucic. Papa. Kalinauskas. Bello il passaggio per Didia. Mittman si ferma per Dodoro. Cerca la tripla Dodoro. Dentro il pallone. E ferma il sorpasso della squadra in maglia gialla. Tiro di Paparello, non da fare. Papa possesso di palla. Butrimas ormai è sempre accolto da un nuovo, ma non va il suo pallone in questo caso. Kalinauskas sale in cielo, mette dentro. Grande reazione di Kalinauskas, riesce a volare fino al canestro. De Biase non va il suo pallone. Papa per Kucic, va al tiro Ferro solamente, poi Polidori. Mittman c'è l'altra parte sotto per Kalinauskas. 92-87 sul finire di terzo periodo. Da casa Paparello, poi Butrimas corregge tutto.
la fine se riesce a cambiare, vorrei fare una cosa proprio la sportività del giocatore. Questo è lo spirito, bisogna divertirsi. Mittman, autopassaggio praticamente. Kalinauskas salta e dentro. Di Biase saluta tutti e se ne va. Non ci arriva nessuno, poi Mittman già dall'altra parte, cioè di fronte Butimas. Dodaro. Papa. Tanto il tiro non lo va a fare anche in questo caso. Ci fa parlare dall'altra parte. Butimas rimane in aria praticamente. Mette altri due punti. 91-94. Kalinauskas si autolancia. Non va il suo pallone. Papa da casa. Non entra il suo pallone. Allora Mittman. Kalinauskas. Il Dodaro stoppato da Papa. Mittman può tirare dentro il pallone. Quattro secondi. Papa del pallone del giocatore e poi finisce qui. Terzo, quarto. Partita la gara 99-91, c'è Olivia passeggio nel campo per la squadra gialla, 99-93 per gli ospiti, quarto periodo.
Olivia cerca il tiro, non la fare. Anche la mascotte del torneo stravato. Curiso nulla a fare, Valghe perde il pallone. Curiso ancora il passaggio bello per Zimiak, mette dentro due punti, 98 al 90, 99 al 95. Però un pallone recuperato, Kucic mette dentro. Bifolco può mettere il centesimo punto, nulla da fare per lui. Poi Valente si prende il pallone dentro, vai Zunas, il 101esimo punto, anzi Narusvicius Utrimas, anzi vai Zunas, mette dentro il triplo da 98 a 101. Bifolco da lontanissimo, il pallone non lo accontenta. Kucic sover Butimas, dentro il pallone per lui. Valente, Valente prova a ubriacare l'avversario, poi il passaggio non da fare per compagno dall'altra parte, alle app che non si concretizza, palla fuori. ...101 a 101, Valente riesce in qualche modo a passare con il pallone, pare numero 11 Rudnes. Kucic alza sul posto, non va per Zimiak. Narusvicius per Bifolco, va al tiro, non va a fare il ferro per lui. Poi partire Kucic contro Valghe, va al tiro, mentre il pallone Bifolco per Narusvicius, dentro il pallone per lui. 103 a 101, adesso fuori il pallone, la mia proiezione che era di 130 a 126 più o meno si sta per avverare. Valente sbaglia tutto. Zimiak appoggia dentro, Narusvicius forse sfondo, lascia tirare il direttore di gara. Valghe tiro dentro il pallone per lui, 106 a 103. Olivia, allora per il coach tecnico cacciato fuori da Kucic. Ancora Kucic, che vuole giocare da solo. Kucic, tiro mutato ancora una volta il cazzo. Palla fuori Bifolco. Valghe Bifolco, ancora Valghe Bifolco. Dentro il pallone 2, 108-103. Zimiak dentro il pallone per Valzunas. Bifolco passeggio con il pallone, Narusvicius non riesce a mettere dentro. Pronti gli ultimi 5 cambi, potremmo dire così. Non è curioso il tiro di Kucic sotto Valente, si prende il pallone, va Valente per Bifolco, non riesce a insaccare, poi Narusvicius
palla fuori, grandi cambi. 108-105. Metti una mano, metti il pallone. Il canale, il curazzo. Già senso così, Rinaldi. Alde. Olivia. Lascia il pallone poi a Olivia. Olivia, è tutta sola. Da sola. Mittman gli ruba via il pallone. Parte dall'altra parte. Passaggio tra Burakiewicz e Mittman. Non va Paparello, si ferma, cerca il tiro da tre. Mittman si prende l'imbalzo, poi chiude tutto sul piano. Però Olivia. Olivia che è un pilato praticamente. Toppone di Burakiewicz su Olivia. Burakiewicz contro Olivia. Olivia quasi lo vedo. Altro scelto di Olivia a questo punto. Torneo sospeso per denunce. Cioè due liberi Olivia. Due liberi allora per la mascotte del torneo. Burakiewicz si gioca, è questo lo spirito. Primo tiro, pallone che non entra. Seconda possibilità. Non va il pallone. 0-2. Esce il recupero al 585 Olivia. Ah no, vuole riprovare Olivia. Ultimo tiro a disposizione. Tutti insieme, vai. Allora, gli applausi la mascotte. È dentro il pallone. Dentro il pallone tra Mittman e Burakiewicz. 110-106. 110 fa tornare il posto. 112-106. Ma il punto di Olivia è stato segnato. Ok. Trupiano, il tiro dentro altri due punti di Blues. 112-108. Meno di 4 minuti. Varga fuori per Mittman. Non va di via. Lottano. Poi Paparello. Il passaggio per Papa. Dentro. Come di Papa. 112-110. Burakiewicz. Tiro dentro. Burakiewicz. 113 a 113. No, tabellone abbastanza allegro. 113 a 113. Adesso Pidia si vende il pallone avanti per Varga. Cerca la tripla, non va. Rinaldi, questo Burakiewicz. Rinaldi in palla, come un sassolino. Rinaldi. Canestro, gira il canestro, esce fuori. Poi, tiro di Alde. Palla che non va. Burakiewicz. Passaggio, verso Varga. Dentro il pallone per i gialli. Non è per Rinaldi. Trupiano,
a saltare, nulla a fare per lui. Mittman larga, cerca la tripla, non va il pallone per lui. Papa, porta a passeggio Burakiewicz, piano, fuori per Rinaldi. Chiamo Burakiewicz e dentro il pallone per lui. Mittman per Polidori, Varga, Burakiewicz, vai il polacco. Tiro da lontanissimo Burakiewicz, dentro la tripla per lui. 118-116. Rinaldi da lontano, veramente il pallone. Burakiewicz da lontano, non entra il pallone. Alde avanti per Papa, Rinaldi salta, lo mette dentro Papa. Alde Petropiano si gira e tira dentro. 118 pari. Burakiewicz che dà da centrocampo, non va dentro il pallone per lui. 118 pari. Ci prova lui da metà campo, il pallone non va, il pallone. Mittman e Burakiewicz, di via per Varga, il tiro non va, la chiusura che la cuci. Finisce 118 pari. Va anche l'overtime. Overtime. Vabbè. Tiro di Alde e Ferro, poi Dodaro preso con Butimas, il pallone messo fuori. Kalinauskas parte con calma, Kalinauskas Narcisius contro Butimas, Kalinauskas per un allenamento volante, potremmo dire così quest'oggi.
in Auskas, passaggio al secondo di Jesus, doveva fare allora che non entra per Ultimas Valente, passaggio per Nados Visus, non da fare, stanchi ormai ragazzi che si sono divertiti questo tempo di 10 minuti. Valente per Dodaro, passaggio col pallone Dodaro, Valghe non entra la sfera, ultima, anzi vai Zunas, mette dentro Kalinauskas, non filtra il pallone, passaggio avanti di Butimas, anzi la Zuna per Butimas in aria, mette dentro, time out, 7.44 da giocare. Se non a fare per la squadra in maglia gialla, passaggio non si completa, Dodaro cost to cost per Kalinauskas in mezzo per Narus Vizius, dentro Dodaro, lui va questo pallone. Kalinauskas Visus, ancora Kalinauskas. Solo Ferro in questo caso. Pallone per Narus Vizius, 122-127, 8 posti, 5 punti di differenza, se ne perde questo match. I due ragazzi hanno fatto l'intervento e hanno il pallone messo dentro la Curaso, va a passeggio con la sfera Kalinauskas. Il pallone recuperato, Deliso va avanti, si appoggia con lui a canestro, passaggio per Dodaro, Narus Vizius sale, non riesce a mettere dentro, profondità, Butimas non sale in alto, mette dentro, e 5.26 da giocare, Kalinauskas sconde il pallone, poi va al tiro lontanissimo, c'è
125 a 133, 5-10 da giocare. Curaso Biasi, ultima azione con lui da lunga distanza, palla fuori. Allora adesso cerchiamo di scoprire il tempo di riguardo di azioni, fare uscire ragazzi le baschettine dall'Italia. Grande applauso ragazzi, time out, escono fuori i giocatori del basket della Lituania, quindi da qui in avanti solo polacchi, campani e formiani ed estoni ovviamente. Parte la gara. Adesso in poi si giocheranno 5 minuti senza i giocatori di Itri e Lituania. Più di Udres, non doveva fare Paparello. Mette dentro il pallone lui. Tentativo di ingresso di Bifolco, non la fare, poi il pallone messo dentro. Rinaldi va in penetrazione, non entra la sfera. Piano per Paparello, per Kucic. Polacco la gioca con il compagno Topiano. Kucic. Kucic. Il pallone. Pallone fuori. Falte. Prova lui. Ritrova. Kucic. Ancora Kucic. Kucic. Guarda che non entra. Alde, ferro solamente. Porta a passi giù il pallone. Il Ghiello Sabalino esce di Slovacchia ed entra Marek Mittman. Dentro Mittman. Marek Mittman show. Una specie di lettera. Mi chiama lì, mi vuole lì. Kucic, lunga distanza per Mittman. C'è Burakiewicz in appoggio. Invece giocare per Lutres, appoggio dentro, sei pari. Kucic. Ancora per Kucic che prova a caricare. Prova Paparello. Allora che gira Tropiano, non entra. Colco. Sergio Burakiewicz di Kucic, mette fallo. Fallo di Kucic su Burakiewicz.
sotto la destra, mette dentro. Parte Rinaldi, dovrebbe accadere ai avversari, tutto chiuso, commette fallo Mittman. Si divertono i giocatori. Attenzione Rinaldi. E risponde così Rinaldi, testa a testa. Ecco dentro Rinaldi, 8 a 7. 1 su 2. Rinaldi, 8 a 7, 2 e 40. Mittman, Lutres. Per pallone per lui, Tropiano, per Paparello. Sulla di Folco. Tagliava tra l'altro Lugles, conquista il pallone Varga, proprio Lugles dentro il pallone per lui Paparello, riparte lui, 1 minuto e 16 da giocare. Rinaldi contro Burakovsky. Rinaldi mette dentro, bravissimo in questo frangente Burakiewicz, 19 di Folco. Buona questa entrata, mette dentro 12-9 Kucic. Dai punti di distacco tra le due formazioni, Kucic, il blocco di Tropiano, Kucic sotto chiuso, Rubens lo chiude, Kucic, Tropiano va a affondare, mette dentro, cambio, entra Todaro, esce di tutto. Saggio per Burakiewicz, Todaro, Tropiano commette fallo, tra due liberi Todaro. Primo pallone che non va, seconda possibilità per Todaro. Time out per la squadra di Campania Blu, vantaggio 1 nel prossimo di Atene, attenzione 12-11 è stata una serata divertente, una serata che ha stemperato le attese della finale di domani. Insomma, mette lo schema in campo, potremmo dire così, mettere uno schema per segnare e vince, perché comunque siamo 12-11. Termina il time out, tutti in campo. Potrebbe vincere sul filo di lana la squadra in maglia blu. Tu sei qua.
giocatore. Intanto sotto il pallone 9 decimi. Papa giocherà lui e Rinaldi. Tiro ferro, non la fare, non ce la fa la squadra blu. Vince la squadra in maglia gialla questo All Star Game. Nei 5 minuti di recupero ha vinto lo sport, ha vinto il divertimento tra le due formazioni e soprattutto ha vinto l'attesa per la finale di domani. Complimenti a questi ragazzi, hanno dimostrato il vero valore del basket con questa partita, hanno dimostrato che anche a 18 anni si può essere sportivi, si può divertirsi e soprattutto si può giocare per il solo divertimento di stare insieme, al di là della nazionalità, al di là della squadra, al di là della semplice maglia. Io ringrazio Nicola Dell'Anno che ha guidato la parte tecnica di questa serata dello Star Game, linea che va alla regia. Ci vediamo domani per la grande finale. Ragazzi, fin di fuori dal campo stiamo facendo la premiazione. Allora, questo nostro arrivo, Vittorio, lascio la parola. Allora, tutti sulla linea. Tutto line, tutto line, tutto yellow line. Normal line. All the line, let's go. Ok. Allora, Vittorio, la partita. Oh, ok. Andiamo a premiare il team yellow. Mitman, invita gli altri. Grazie.